Complimenti, perché qui nel tuo autodromo stiamo vedendo veramente tantissimi atleti di livello e caratura mondiale. Mondiale no, però ci sono alcuni piloti che hanno fatto delle prove di campionato mondiale, tipo Antonio Mancuso, Giovanni Bertuccelli, ci sono molti piloti abbastanza di caratura a livello nazionale sicuramente. Sì, abbiamo sicuramente ascoltato poco fa il direttore di gara, è entusiasta di questa pista. Se l'ho detto vuol dire che lo pensa veramente, quindi la pista non è che perché è nostra qui di Crotone, è mia, è fatta in un modo che piace a tutti. Infatti abbiamo la presenza di siciliani, di molti campani. Campani sono la ventina, amico mio Mario Boccia che ha un motoclub ad Avellino, ci sono dei ragazzi pugliesi che hanno preferito venire qui da noi nonostante ci sia stata un'altra concomitanza in Puglia, quindi vuol dire che penso che se c'è questo, c'è come si dice, il richiamo, se c'è questa, il richiamo di questi piloti, vuol dire che la pista merita, speriamo tutto bene. Abbiamo l'ultima questo... battuta te la devo fare, sì, il calabrese che potrebbe vincere. Calabrese, abbiamo Lello Carbone, uno dei più forti diciamo al momento nell'MX1, abbiamo Luigi Milizia che è un altro cosentino nell'MX2 che potrebbe vincere, però abbiamo la presenza di Giovanni Bertuccelli, siciliano, che è campione italiano MX2 2012. Antonio, ecco qua, che con la scusa ve li presento. Questo è il mio amico Mario Boccia, un vecchio pilota ancora, vedi, ancora presente sui campi di gara di Avellino. È un onore, dai, è un grande privilegio averti qui come atleta. Senz'altro, anche se sono l'amico di Massimo, però l'impianto e il crossodomo merita. Quindi fare un po' di chilometri, andare su una pista brutta, anche se siamo amici non ci andiamo. Mentre la pista merita e Massimo poi ci ha dato tanta ospitalità. È uno sport che continua sempre più a trovare... ancora di più naturalmente piloti, è importante perché è una disciplina molto difficile, ci vuole veramente tantissima maestria nel poter gareggiare su queste piste. Sì, diciamo che appunto correre in determinate piste bisogna avere un certo tipo di allenamento, devi anche girare abbastanza in moto e quindi dico alla fine era anche una bella esperienza avere una pista qui vicino a casa nostra per fare un determinato allenamento. Ci sono tantissimi atleti di caratura nazionale, la competizione rispetto ai grandi di questa disciplina, e mi riferisco ai migliori del mondo, rispetto a noi italiani com'è? Diciamo che i migliori del mondo è uno step abbastanza alto. E arrivarci non è così semplice, bisogna lavorare veramente tanto, noi ci abbiamo provato in più di un'occasione, però il livello dei top al mondo è davvero... Questo dipende dalla carenza di impianti? Dipende un po' da tutto, numero uno dalla lontananza, anche perché noi già fare una gara di campione italiano dobbiamo fare 1000 chilometri, in più chiaramente le piste non sono le stesse che troviamo qui, tranne questa è comunque una delle piste che si pone quasi simile a una di campione italiano. Però chiaramente le difficoltà per noi piloti del sud sono davvero tante. Benissimo, in bocca al lupo. Questo è uno dei piloti calabresi, Lello Carbone. Vieni da? Da Gioia Tauro. Benissimo, e a Reggio Calabria hai la possibilità di frequentare e continuare a migliorarti? Sì, a Reggio Calabria sì, però da noi si espone tutto molto sulla sabbia. Noi siamo specialisti di Super Mare Cross, vuol dire. A Reggio facciamo solamente sabbia e ci sono poche piste così con questa caratteristica. E cosa ne pensi di questo crossodromo? Questo crossodromo qua nel sud si può dire che è uno dei migliori. Sta crescendo molto e si spera in futuro di portare qualche gara importante qua in zona. Grazie. Tutti elogiano questa pista ed è giusto che sia così. Quando credi e quando pensi che ci possa essere un campionato nazionale, senza nulla voler togliere a questa gara importantissima? Per richiedere una gara di campionato nazionale. La pista è omologata per i campionati nazionali. Stavo domandando proprio a questo. Per fare un campionato nazionale la pista va omologata. Allora, la pista c'è, è predisposta per ospitare una gara di campionato nazionale, però mancano delle strutture adiacenti alla pista. Noi l'abbiamo già richiesto l'omologazione di seconda categoria, perché per fare una gara di italiano di certa caratura va omologata. Però qui io sono da solo, praticamente a Crotone, sono da solo,
Vorrei che capissero anche gli altri che questo è anche modo di far turismo e di promuovere il proprio territorio. Stiamo promuovendo questo motocross. Noi eravamo 10 anni fa che eravamo solo 2 piloti a Crotone, io e Alfonso Torchio. Mo siamo arrivati fra noi, diciamo che ancora corriamo, e a motori che siamo arrivati oltre 40, sul crotonese parlo io, oltre 40 ragazzi che praticano questo sport. In più sono aggiunti moltissimi bambini, infatti con la scusa invitiamo tutti, noi abbiamo questo crossodono aperto durante la settimana, sabato e domenica. Più abbiamo un'altra pista piccolina proprio per lanciare i bambini dai 5 anni in poi per seguirli un attimino. Se vogliono approfittare, noi siamo a disposizione. Abbiamo 2 atleti, uno che proviene da Reggio Calabria e uno che proviene da Vibo Valentia, che hanno il piacere di continuare a correre, e questo è un complimento personale che vi faccio, perché non è da tutti. È vero, sì, a 50 anni non è facile continuare a salire su una moto da cross e competere con i più giovani, diciamo. E a proposito di questo, la competenza, la rivalità con i più giovani com'è? Diciamo, sì. Ne batti tantissimi, eh? Qualcuno sì, vabbè, tanti no, qualcuno. Cosa spinge voi che siete vicino a questa disciplina? Nel cuore ce l'abbiamo. Da quanto tempo la pratichi? Da 35 anni. Complimenti. Grazie. E le emozioni che vivi sono sempre le stesse? Sempre le stesse. Cerco di migliorare, ma ormai c'è l'età, non posso competere con un giovane da 10 anni, 12 anni. E a proposito di questo, tu ritieni che possa ancora trovare più spazio questa disciplina difficilissima tra i giovani? Cerchiamo di farlo crescere, impegnarci. Che ci vuole? Innanzitutto devono incrementare i titolari delle piste, dargli qualche contributo, perché spendono tanti soldi. E magari costruirne qualcuna in più? No, qualcuna in più no, perché le piste ci sono, però attivarle a qualcosa, perché questo signore spende un sacco di soldi come tanti per mantenere, cioè poi non è nemmeno gradito, e questa la verità, perché qua ci vogliono un sacco di soldi e lui dovrebbero capire in Calabria che questo è un modo anche di far turismo e di far conoscere i luoghi. Certo, perché noi diamo la vita per questo sport, è uno sport bello e praticamente non è apprezzato, non ci sono le persone, avete capito, le cose, cioè pure i titolari delle piste, cioè soffrono tanto perché non hanno nessun sponsor, la federazione non ci aiuta, al nord perché lo deve aiutare? Hai ragione. Allora, i miei complimenti, perché mi dice il carissimo amico che sei, ma complimenti veramente, giovanottino, il più giovanottino di tutti. No, penso di sì. Da quanto tempo pratichi questa disciplina? 32 anni. Complimenti. E il fatto che ti spinga ancora a competere, cos'è? È una passione che ci porta in giro, ci conosciamo, ci vediamo con gli amici. È uno sport pulito, fino ad ora. Agli altri sport che non sono tanti puliti, intanto sono più avvantaggiati di noi, e questo è il discorso per tutti. Poi, oltre ad essere pulito, per quello che io riesco a capire, è anche leale, perché nei sorpassi, in determinate situazioni, devi essere leale. Certo, questo è uno sport che se uno fa qualcosa e si possono fare male, ognuno lo sa, è uno sport abbastanza, da questo punto di vista, abbastanza calmo. Cosa ne pensi di questa pista e del nostro carissimo amico? L'amico è stato sempre un carissimo amico, è una bella pista, complimenti a lui, e speriamo di fare un campionato bellissimo qua, non oggi ma in seguito. Avere tante moto. Cerchiamo di portare almeno un 500 moto. Ma già 90 sono tanti, perché siete in 92 oggi che gareggiate. Perché se noi andiamo a nord ci sono 500 moto che corrono. Sono tanti. Scusa, sì. Sono tanti, è un bel numero per un campionato regionale calabrese, perché ci siamo impegnati, ci siamo messi tutti in collaborazione, stiamo lavorando per farlo crescere. Ma è sempre una cosa che resta fra di noi. Quello che dicevano prima loro, e per quanto riguarda i cross, io parlo di Crotone, perché l'impianto è su Crotone, nella provincia di Crotone, che facciamo veramente fatica. Perché noi per organizzare una gara non siamo a livello, perché qui purtroppo c'è una realtà che è una cosa, che qui vendono solo il calcio, cioè vanno in giro per degli sponsor di decine di migliaia di euro per il calcio e ci sono. Noi abbiamo provato a chiedere, io lo devo dire, mi dispiace, però lo devo dire. Dillo. Noi siamo andati in giro 10-15 giorni fa a chiedere non 1000 euro,
una serie. 50 euro ad attività, è vero che c'è una crisi, eccetera, eccetera, sappiamo tutti, però per questo non abbiamo, chiedevamo 1000 euro, chiedevamo 50 euro ad attività e tutti, sentendo il motocross, ci girano le spalle. E questa è la cosa che su Crotone mi dispiace, perché i crotonesi non sanno che abbiamo un crossodromo di questa. Dai, da oggi in poi cominceranno a sapere. Speriamo che noi vorremmo fare altri eventi per coinvolgere i bambini, altre manifestazioni, però io da solo non riesco a, cioè, è uno sport, questo è uno sport, è una passione. Qui non è che noi lucriamo su una gara, pure sono 90 piloti, però almeno l'aiuto della provincia, del comune, magari per darci una mano a livello minimo. Parliamo di migliaia di euro, certo. Non parliamo di 200.000 euro, 100.000 euro, parliamo di 2-3.000 euro, 4.000 euro per fare un evento, sostenere le spese, un aiuto. Fino ad oggi abbiamo chiesto e tutti hanno avuto problemi. Dai, speriamo per la prossima. È un invito anche per la prossima occasione, speriamo che qualcuno ci venga incontro, specialmente vogliamo spingere da qui a un mese molti i bambini, perché ti ripeto come ho detto prima, su Crotone abbiamo il punto di riferimento, il negozio pure My Off Road a Crotone, si stanno avvicinando molti bambini.